Prego, onorevole Figucci. Grazie Presidente, Presidente dell'Assemblea, onorevole Calvagno, Presidente della Regione, Presidente Schifani, assessori, onorevoli colleghi. Credo che proprio l'intervento che mi ha testé preceduto, che fa riferimento ad una valutazione nel merito e nel metodo di questa finanziaria, da parte, lasciatemi dire, dell'autorevole intervento del collega che in seno al Collegio dei Questori rappresenta l'opposizione, in un clima di collaborazione che giustamente lui prima rappresentava, sta caratterizzando l'ufficio di presidenza, ma lasciatemi dire anche l'Aula. Perché, vede Presidente Schifani, noi nelle prime battute di questa legislatura avevamo tanto parlato dell'importanza del ruolo del Parlamento. E lasciatemi dire oggi che se in democrazia la volontà popolare affidata al Parlamento, certamente questa è una giornata non solo positiva, per usare le parole del collega Di Pasquale, ma è una giornata dove vince la democrazia. Vince la democrazia perché gli atti di questo bilancio prima e della finanziaria dopo sono la sintesi di un lavoro fatto a più mani, in seno prima alle commissioni di merito, poi alla commissione bilancio e ora in seno a quest'Aula, da parte di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Lasciatemi dire, per citare ad esempio alcune delle forze di opposizione, che io ricordo assessore Falcone, a cui va il merito insieme al Presidente della Commissione Bilancio di aver tessuto in queste settimane una rete ben fatta, che ha davvero tenuto conto del contributo di tutti. Lasciatemi dire come fino alla precedente legislatura, Presidente Calvagno, onorevole Savarino, mi scusi, fino alla precedente legislatura parlare di fondi POC. Savarino, scusate. Parlare di fondi POC con la naturalezza con la quale lo stiamo facendo adesso, parlare di fondi extraregionali, parlare di interlocuzione con il governo nazionale non era così scontato. Ricordo come talvolta si assisteva a contrapposizioni tra le forze di maggioranza e di opposizione, dove ai componenti della maggioranza venivano mosse delle accuse, spesso le si rinviavano al mittente dicendo ma intervenite sul governo nazionale, e c'era questo rimpallo di responsabilità. Oggi, Presidente Schifani, questo non è accaduto, perché se siamo arrivati a questa determinazione è anche grazie ad alcune forze di opposizione, e mi riferisco, perché no, ai gruppi parlamentari collegati all'onorevole De Luca, grazie ai quali stiamo parlando di risorse extraregionali con assoluta naturalezza, avendo contezza, così come condiviso dal governo regionale, che quelle risorse sono immediatamente disponibili. Se non avessimo avuto oggi questa naturalezza nel trattare questi capitoli, con molta probabilità oggi molti degli interventi messi a sistema non sarebbero a bando. E allora avere un bilancio di previsione dove grazie a questi interventi, e in questo l'assessore Falcone è stato veramente lungimirante, noi parliamo di 4 miliardi sui fondi della rispetto ai fondi della programmazione precedente, 4 miliardi aggiuntivi di cui non avremmo potuto tenere conto. La stessa cosa potrebbe dirsi rispetto alle interlocuzioni con i ministeri. Grazie a tutte le forze presenti in questo Parlamento, mi riferisco a Forza Italia, mi riferisco a Fratelli Italia, mi riferisco non ultimo alla Lega, abbiamo qualcosa come 200 milioni in più rispetto alla finanziaria precedente. Un bilancio di previsione dunque che arriva in un momento particolare, legato ad una fase in cui l'Eurozona è in grande sofferenza
e certamente anche in una fase di rallentamento, con un mezzogiorno in grandi difficoltà, soprattutto rispetto ai temi dell'occupazione, rispetto al quale il governo regionale e il Parlamento pongono delle soluzioni, fanno delle proposte e lo fanno nella direzione del sostegno alle imprese con un'importante somma di 300 milioni, lo fanno in favore delle famiglie, lo fanno in favore di una serie di settori strategici per il rilancio della nostra economia, lo fanno rispetto ai temi dell'agricoltura, dove grazie ad un intervento della Lega riusciamo a creare, a mettere in campo delle misure di contrasto della microcriminalità, condivise anche con Coldiretti e con i prefetti. Lo facciamo rispetto ai temi della formazione, perché no, creando finalmente la possibilità di istituti sperimentali che possano davvero rimettere al centro il tema dell'occupazione, creando che i giovani terminino e abbandonino questo processo di abbandono della nostra terra. Io credo, Presidente, che è iniziata una nuova stagione. Abbiamo fatto riferimento finalmente al fondo per la progettazione dei comuni, dove poter far riferimento a nuove professioni per evitare che quelle somme legate alla spesa extraregionale continuassero ad essere perse. Lo abbiamo fatto rispetto alle borse di studio in ambito sanitario, rispetto agli interventi sull'autismo, ai progetti sperimentali nelle scuole, a centri polivalenti in alcune delle periferie, come quello posto dalla collega e assolutamente condiviso sul largo Gibilmanna. E ancora il contributo in favore degli atleti disabili, la prevenzione del bullismo. Proprio oggi, Presidente, ricorre la giornata mondiale contro il bullismo. E questo deve essere l'approccio che deve caratterizzare questo Parlamento, in una logica reale di democrazia, dove davvero possa vincere la democrazia e dove certi atteggiamenti di prevaricazione, che sanno evidentemente a volte persino non solo di demagogia, non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, devono stare lontano da un'istituzione che il collega prima di opposizione ha ricordato rispetto a quelle due date del 1130 e del 1947. Ecco, se con questo spirito tutti insieme affronteremo questa legislatura, sono certo che non solo passeremo bene questa fase di legislatura, ma soprattutto potremo avviare un'importante fase di riforme di cui tutti i gruppi parlamentari potranno andare orgogliosi, certi di poter guardare negli occhi ciascuno dei siciliani. Grazie, Presidente.